Allora, colonnello Minniti, buongiorno. Buongiorno. Coinvolto in questa cosa del cavallo, dei ragazzi del cavallo? È un progetto molto interessante, per me penso sia veramente importante, perché il cavallo esiste grazie anche all'uomo, un cavallo a 360 gradi, quindi sia il cavallo sportivo, il cavallo da lavoro, il cavallo di utilità. Però chi lavora con il cavallo deve saper lavorare bene, quindi per lavorare bene deve sapere e quindi deve essere formato, quindi imparare da terra è fondamentale. Insomma, è stata una bella scuola, poi ragazzi hanno preso tutti degli ottimi voti. Assolutamente sì, abbiamo visto anche nelle esercitazioni pratiche, nell'esame finale, hanno dimostrato veramente quella che dico più della passione, un po' di malattia. L'hanno presa anche nella già presa. L'hanno già presa, sì. Quindi, come ho detto anche la professoressa, quindi è anche un'apertura per un possibile lavoro. Assolutamente sì, ma io penso che sia fondamentale, perché chi continuerà in questo percorso e lavorerà con il cavallo deve saper lavorare, quindi è fondamentale che saper lavorare bene, quindi qualsiasi sia, i mestieri ce ne sono tanti accanto al cavallo, dall'artiere al maniscalco, al veterinario, perché poi insomma chiaramente questo può essere un inizio che può aprire anche a professioni di laurea. Poi si è estesa questa cosa, Erminia ha fatto estendere ogni cosa, è arrivata anche in Sardegna. Sì, assolutamente, sì, sono già nero al corrente, il collega Porcella che segue questo progetto in Sardegna e poi ho sentito appunto molti istituti hanno chiesto di poter realizzare questo progetto sia in Toscana ma anche fuori Toscana, in quattro regioni, quindi è una malattia che si sta dilagando piacevolmente. E quindi è utile anche per un lavoro, come assolutamente sì. Grazie. Buona giornata.